E allora, dopo il cinema, continuiamo a parlare di arte. Lo facciamo partendo da un cuore pulsante del nostro capoluogo, che è il Vomero, da sempre insomma foriero di grandi rivoluzioni artistiche, culturali, cinematografiche, teatrali. Oggi però parliamo di arti visive tout court, perché c'è una esposizione molto importante promossa dall'AM Studio Art Gallery. Si tratta di una mostra dal titolo Storie, che è dell'artista Francesca Panico, che vado subito a introdurre e salutare. Buongiorno Francesca. Francesca Di Martino. Ah, Di Martino, perdonami. Di Martino, perché invece Francesca Panico è la curatrice, della mostra. Perdonami, sì. Mi sono confuso tra le due Francesca. E poi soprattutto, dico soprattutto perché abbiamo il gallerista, che senza di lui insomma ciò non potrebbe mai avvenire, che è Antonio Minervini. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io direi di partire proprio dalla mostra. Che cosa intende comunicare? Storie, lo fa dal Vomero, che è da sempre un quartiere che racconta bene proprio la nostra cultura, la nostra storia. Sì, la mostra, vorrei che la presentasse Francesca, però, perché lei è la curatrice. Ecco, quindi allora continuiamo a confonderci. Sì, scusami, però mi fa piacere che sia lei, perché... Prego. Allora, Storie è un insieme di racconti. Diciamo che Francesca ha questa capacità di riuscire a raccontare le storie di tanti personaggi che lei interpreta e riesce a condensare nello spazio fisico della tela. Parliamo di personaggi famosi, di icone del nostro tempo, sia internazionali come il ritratto di Obama, oppure di icone più vicine a noi, quantomeno nello spazio fisico, come Sofia Loren oppure il nostro Pino Daniele, che vengono ritratti in una dimensione molto intima, personale. Quindi non parliamo soltanto degli artisti nel loro personaggio pubblico, ma nella loro intimità. Ma non racconta soltanto storie di personaggi famosi, ma anche storie di personaggi della strada. È rappresentato per esempio Samba, che è un venditore di scincaglierie. Al di fuori del Vomero nessuno lo conosce, ma in realtà è un personaggio per il Vomero. I suoi occhi sono pieni di emozioni, catturano tutti i passanti che lo conoscono. Vive comunque la sua storia. E la mostra ovviamente interessa uno spazio espositivo unico. Che importanza culturale ha per la nostra città di Napoli, una città molto viva, questa mostra? Sì, lei ha accentrato perfettamente il problema. Napoli è il centro di, come dire, di un'energia incredibile, ha rappresentato nel tempo sempre questa forza incredibile, però è un po' di tempo che si è persa questa capacità di dire al mondo che esistiamo in tal senso. La mia è una passione che, per l'arte, che nasce da quando ero bambino, e io sono un commercialista, quindi c'è questa contrapposizione, la che riguarda creatività, anche la nostra città di Napoli, la continua una contraddizione. Contrapposizione forte, cioè la creatività con la razionalità. Però questo mi ha spinto e ho chiesto a Francesca Di Martino di inaugurare la galleria, perché credo e ritengo che sia un'artista universale. Attraverso lei dire non solo al territorio vomerese, ma a tutta Napoli, anche alla regione, che talenti nostri sono da, come dire, da esportare, da promuovere, da supportare, da valorizzare. Quindi è un tentativo che è collegato ad una passione, ma che però deve smuovere un po' le coscienze, le deve sensibilizzare, deve tentare di far capire alle persone che non esiste solo il panino, l'hamburger, no, in un territorio come il Vomero, che ormai è solo commerciale da questo punto di vista. Deve riprendersi una tradizione, e tutti devono capire che la Montmartre d'Italia era considerato il Vomero nell'Ottocento, e ha continuato fino agli anni 70 ad avere, come dire, momenti di forte espressione. Tant'è che il vero teatro partenopeo, lo dicevo in apertura, anche insomma Totò, insomma, il quartiere Vomero è stato sempre pioniere in questo senso, ha lanciato grandi talenti, ha promosso tante pièce teatrali. Anche l'anno scorso si è celebrata con la stella a lui dedicata, insomma un momento storico per il quartiere Vomero, per Napoli in generale anche.
Sì, sì, c'è, assistiamo, nascono tante cose, assistiamo, non lo sappiamo, ma in realtà è come dice. Assistiamo ad un piccolo fermento, diciamo, creativo in tal senso. La città vuole riprendersi quegli spazi che nel tempo ha perso. Che prima le appartenevano. Francesca, allora parliamo di Martino, di Martino. Parliamo di arte, abbiamo individuato alcuni ritratti che la nostra regia di Giada De Gregorio ha mostrato al pubblico. Qual è il lavoro che c'è dietro a questi ritratti? Sicuramente percepire la sensazione, no, del vissuto dei personaggi. E poi? E questa è l'esigenza mia principale, io non posso prescindere dall'attenzione verso il prossimo, è quello che mi spinge a dipingere principalmente, quindi quando realizzo un ritratto per me è sempre un atto d'amore verso l'altro, è una sorta di passaggio, di trasposizione di quella che è la prima sensazione che ho nel conoscere una persona, quindi quella sorta di scossa elettrica che passa nella che mano, nasce. Attraverso la mano e che arriva sino alla colonna come vertebrale. Nasce? E cerco di rimandare quell'emozione che io avverto delle persone. E come nasce questa empatia nel caso dice bene anche l'emozione dell'anima, ma come nasce questa empatia e in riferimento a questi personaggi vomeresi che, come diceva Francesca, in realtà vivono quotidianamente la zona vomerese e invece con quelli già noti? Sì, in realtà nella mostra c'è una sorta di lavoro sia sul mio corpo, perché sono presenti anche molti autoritratti, e soprattutto personaggi napoletani che hanno connotato fortemente la mia formazione, quindi Pino Daniele, come dicevamo, Sofia Loren, Maradona, però ritratti in una veste più privata, perché quello che volevo evidenziare non era privata relativamente, perché sono personaggi comunque che non conosco di persona e quindi è comunque una trasposizione di quella che è la mia idea. È la tua della emozione, loro, quella sì, che loro a te intimità. Hanno trasferito, ovviamente. Per esempio nella foto, nel ritratto di Sofia Loren ho avuto l'opportunità di scattare io lo scatto da cui poi dopo fotografico, da cui ho tratto il ritratto, perché l'ho conosciuta e quindi ho tirato fuori quella che secondo me era la sua espressione più significativa. Complimenti. Qual è fino a questo momento la risposta anche del pubblico, no? Perché abbiamo parlato di altro, si dipinge per l'altro. E l'altro è il pubblico, ecco, quindi fino a questo momento, al di là dei vomeresi, no, virgoletto, ma proprio dei partenopei, di chi viene a vedere queste opere, a che punto siamo, diciamo, sulla risposta del pubblico? La risposta del pubblico è stata veramente molto forte, noi siamo stati contenti al vernissage, era veramente un tutto pieno nonostante il tempaccio che in questi giorni imperversa a Napoli, e molti ci hanno chiesto addirittura anche di prolungare il tempo della mostra, che comunque sarà aperta e visitabile fino all'11 marzo, mi hanno chiesto più persone di fare proprio un percorso guidato, perché erano interessati proprio a capire che cosa c'era dietro tutte queste immagini, ma non solo quelle dei personaggi famosi, anche gli stessi autoritratti, e poi ci sono, lei scava anche nel passato, nella storia proprio di Napoli, perché ci sono anche due ritratti di personaggi storici, Carlo di Borbone e San Filippo Neri, molto personaggi che hanno dato tantissimo tra l'altro a Napoli, sì, quindi di Napoli, sì. Culturalmente sono comunque importanti, e purtroppo pochi ragazzi, pochi giovani lo conoscono, quindi è un modo, se non sulla tazzina del caffè, caffè Borbone. È un modo per, al suo discorso, è un modo per raccontare, ancora Napoli, l'arte ospita in questo caso un ambiente unico. Quali saranno i prossimi eventi per valorizzare la cultura, ma per valorizzare questa zona e il territorio? Sì, abbiamo un programma almeno stabilito fino a maggio di quest'anno. Ci sarà il prossimo artista, è Raffaele Miscione, che è un artista accademico, informale, quindi completamente diverso da Francesca Di Martino, perché... Un astrattista? È informale, sì, è un astratto, quindi lascia un po' il figurativo e andiamo in un, come dire, in un mondo diverso. E successivamente ci sarà un ragazzo calabrese che vive a Torino, che opera anche nella scultura, perché fa delle cose deliziose dal punto di vista scultoreo, perché utilizza materiali poveri come la latta e fa dei robottini, fa delle cose molto interessanti. E come quarto evento ho pensato a Loris Lombardo, figurativo, un accademico napoletano di grande livello, anche lui universale nel suo messaggio,
poi vedremo. Vedremo il territorio come risponde, mi auguro bene. Sicuramente è importante che questo genere di manifestazioni possa anche avvicinare i giovani, no, al mondo dell'arte, perché è un mondo che aiuta, no, tutti noi nel lavoro, nella vita di tutti i giorni, mentre ovviamente aspettiamo il ritratto che Francesca farà di questo studio di Mattina 9, li mette figurativo. Dipende se le abbiamo, se le abbiamo trasferito una buona emozione. Chissà, lo facciamo, speriamo, allora, speriamo. Perché è proprio prossima volta grazie. Avremo un altro tipo di scenografia, il suo quadro. Grazie, complimenti all'arte, all'artista Francesca Di Martino. Grazie ancora a Francesca Panico e ancora grazie al gallerista Antonio Minervini per essere stati con noi. Restate con Mattina 9, la mattinata continua dopo la pubblicità.